puntuale, addirittura rappresentando la posizione reciproca degli attori nel momento in cui il colpo è stato esploso, e hanno restituito un'immagine dei fatti secondo cui in quel video che avete tutti dello schiaffo non si vede niente, perché il colpo mortale sarebbe stato esploso nel lato cieco di quella telecamera, ovvero quando l'assessore era a terra, Junzi si è fatto sopra avvicinandosi al suo volto e lui gli ha sparato. Quindi siamo pacificamente di fronte a un soggetto armato, un ex esponente della Polizia di Stato, assessore, istruttore delle forze dell'ordine, che all'aggressione a mano aperta di un cittadino extracomunitario che si è vinto oggi ancora una volta, aveva dei problemi di natura psichica, ha risposto freddandolo con un colpo d'arma da fuoco al petto. Ora, se mi si vuole dire che questa è legittima difesa, vuol dire che io ho studiato su testi di diritto che probabilmente ha scritto altre persone di quelli che affermano questo. Tutti e due i testi dicono la stessa cosa? Tutti e due i testi in maniera assolutamente concorde, come tra altre cose era anche emerso nel corso delle dichiarazioni scritte rese dalla polizia giudiziaria a questa difesa, e questo elemento non è stato in maniera minimamente intaccato. Certo, ci sono quei dettagli, dicono che non so se l'ha estratta dalla pistola, se l'ha presa, perché giustamente non hanno avuto, l'evento è stato talmente rapido che probabilmente non hanno percepito tutti i dettagli, ma il dato di realtà che è stato fornito al giudice, acquisito come prova, è che l'assessore ha sparato una volta a terra mentre Junzi si faceva sopra. Quindi non colpo accidentale, l'ipotesi è colpo accidentale? Assolutamente, durante la non ci abbiamo mai creduto. Tengo a precisare che quell'ipotesi dei RIS non ha nulla di balistico, perché i RIS sono in questa sede erano chiamati a fare una presa di natura balistica, quindi l'interpretazione del video lascia spazio ad ulteriori elementi che poco hanno a che fare con la balistica. Per giunta video che non erano stati neanche condivisi dalla procura con i RIS, proprio perché il loro giudizio non fosse intaccato. E comunque sì, assolutamente sì, delle ipotesi palesate nella perizia dei RIS c'è questo ulteriore ricostruzione che invece è coerente con tutti gli elementi, perché se andiamo a pensare anche alla distanza di sparo, quindi ritorna al discorso che fossero state distanza ravvicinata, la traiettoria dall'alto verso il basso leggermente inclinata di circa 20 gradi ritorna perché erano in posizioni con il torace parallelo l'uno all'altro, uno sdraiato e l'altro sopra, quindi il braccio può aver avuto un'inclinazione di quella natura, quindi torna, questa è la situazione in cui un soggetto ha ricevuto uno schiaffo, mentre chi gli ha dato uno schiaffo, un pugno, chiamatelo come volete, è caduto a terra, gli si faceva sopra, ha deciso di prendere una pistola col corpo in canna, armata con munizioni di tipo espansive, e freddarlo, e questo è quello che è successo. Quindi questo è tutto tranne che legittima difesa, e non ho ancora speso una parola circa il fatto che l'ex assessore Adriati si sia esposto volontariamente a quell'offesa, che quindi non è caratterizzata dal carattere dell'ingiustizia, perché ha seguito un individuo, l'ha attenzionato, alla richiesta di spiegazioni l'ha affrontato, ha mostrato questa pistola, ha ricevuto un colpo. Quindi mi si deve anche spiegare dov'è l'ingiustizia di quell'offesa, tale da giustificare da un punto di vista giuridico la legittima difesa. Quindi per tutti questi motivi io ritengo che sia assolutamente opportuno che il capo di imputazione venga modificato alle risultanze di oggi con omicidio volontario.